Salve a tutti ragazzi e bentornati a Mike Show Show. Siamo tornati con TikTok, ma questa volta mi vedete particolarmente rilassato, felice di fare questo video. E direte, ma che ci andremo a vedere dei TikTok rilassanti, quelle cose un po'... No, oggi ragazzi andremo a vedere i videogiochi sui TikTok. I TikTok sui videogiochi. Vabbè, fatto sta che ci andremo a vedere un qualcosa più relativo a quella che è una nostra grande passione, ovvero i videogiochi. So benissimo che cosa aspettarmi ragazzi, perché nella mia testa facciamo questo video per vedere delle clip incredibili, scene clamorose nei videogiochi. Siamo su TikTok. Volete che non ci sia un po' di cringe? Assolutamente sì. Quindi ragazzi, supportate alla grande questo video con un bel mi piace, iscrivetevi al canale per non perdervi altri video. Così, non lo so, ditemelo voi. Se vi piacerà, superiamo 40.000 mi piace per questo video e lo rifaremo. Ma adesso andiamo su TikTok, che non apro da una vita, quindi andiamo direttamente a cercare, ok? Potevamo non iniziare con un giocone come The Last of Us. Credo che questa sia tipo un aggressive play. Anzi, Stealthy Ellie. Quindi Ellie che ripulisce il campo in maniera stealth. Ci sono un sacco di video su YouTube di questo tipo. Ellie che gioca in maniera aggressiva. E va sicuro che il gioco cambia completamente. Poi non so se è il TikTok o se lui ha tolto la hub, cioè praticamente tutte le scritte, no, munizioni e robe varie, per renderci ancora più partecipi e, come posso dire, entrare nel momento. È una figata ragazzi. Poi se l'è fatto tutto con l'arco. Ma sicuro che c'è qualcosa di incredibile se cercate bene su YouTube. Vabbè, vabbè. E beh, che cosa stai facendo? Ragazzi, questa è una scena. No, però questo potrebbe essere spoiler. Eh no. Andiamo avanti, però The Last of Us, God of War, e si gode, ragazzi. Chissà se quest'anno riusciremo a giocarci al prossimo God of War. Best moment in videogame. Vediamo un po'. C'è la musica di Super Mario, ma questo è Astro Boy. No, Astro Bot, come si chiama? Ma che figata. Beh, una delle parti migliori dei videogiochi. Beh, mi sembra una boss fight particolarmente golosa. In realtà sto giochino, ragazzi, tu lo sottovaluti un sacco, ma va sicuro che, tra l'altro, il primo gioco su PS5 che ho provato, va sicuro che è divertente, ma soprattutto ti fa proprio provare la PS5, tutte le novità. Ma questo sta lanciando, ma what? Ha lanciato i dischi della Play, che roba. Videogiochi che sono più lunghi da battere, insomma, e durano di più. Sea of Thieves 182 ore, Skyrim 231, vabbè, ma dipende come lo giochi, dai. The Long Dark, vabbè, The Long Dark 171 ore, e beh, 500.000 mi piace sta roba. Games for really specific moods, vediamo un po'. Vuoi ammazzare qualcuno? E beh, giochi a Doom. Ci credo. Vuoi fare un po' di chill? Beh sì, è vero. Effettivamente ragazzi, Miles Morales, sorry Xbox e PC. Effettivamente ragazzi, mettersi lì a swingare con la ragnatela è piuttosto chill. Se vi dovessi consigliare un gioco per rilassarvi, ovviamente fatevi una bella weekend league su FIFA. Non è importante quale, FIFA qualsiasi. Soddisfacente. No, mi dissocio. Vediamo perché è soddisfacente. Ah, pure questo ripulisce il campo in maniera silenziosa. Allora ragazzi, una cosa che sicuramente non si può dire di Red Dead Redemption è che non sia realistico, eh. Però questo è un briachello. Quella bottiglia è l'ultima cosa che avrà bevuto. E questo ha ripulito tutto in maniera silenziosa. Cioè, vedete le animazioni come sono verosimili. Per questo stava a bere. Voi briachiate. Non c'era bisogno di infierire così, però lui lo fa lo stesso. Perché non è studiato, manca uno. Pam, pam. Ah, nessuno si accorge di niente. Quando si alzano è tutto troppo tardi. Ma che spettacolo. Comunque ragazzi, c'è sta la gente pazza che si mette a fare queste cose. Sono assurdi. Vediamo se ce ne sta un altro. Vediamo. Big Gun. Oh no. Vediamo un po' che cosa stavano proteggendo questi. E poi l'online di Red Dead Redemption è qualcosa di clamoroso. Cioè, nel senso, so che in tanti ci giocano. È figo. Però questo ancora stava in piedi. Ah, vaporello. Che figata. Oh. L'hanno beccato. Guardate. Pam. Tu non puoi passare. Comunque mi sono divertito veramente tanto su Red Dead Redemption. Devo dire la verità. Potevo forse sporparlo un po' di più. Sì, ma mi stava quasi per distruggere il canale. Quindi è andata bene così. Hello, motherfucker. Sì, vabbè, quando hai tirato fuori la pistola, già stai sotto un treno. Lì c'erano due cameriere. Sembravano due suore. Sembra, ragazzi, Django. L'avete mai visto il film Django Unchained? Quando c'è la scena nella mansione. Che roba. Pure lì c'è sta una musica un po' così poppettara. Vabbè. Attenzione, ragazzi. Abbiamo finalmente un video di un tizio che scappa dalla realtà giocando ai videogiochi. Che figata. Questo qui ha fatto proprio una cosa fatta bene. Gioca a FIFA, va. Vedi come ti rilassi. Oh, eccolo, il serpente del mondo, insieme al nostro Kratos, che gli prova a lanciare. Che vuoi dire, Just Prank? Immagino se gira. Oddio, se sa per girare. Ma che figata è. Ma che figo. Non sapevo si potesse fare sta cosa. Cioè guarda, la smetti? La smetti Kratos, per favore. Scusa. Ma che figata. So I was walking around the house, you know, testing out my new cosplay. Mommy Viper. Oh no, ci dissociamo. And I look like this. Porco due, stai sta scoppiando sto costume. Vabbè, 700.000 mi piace però, quindi che gli vuoi dire? Guess the video game. Vai. Mappa che piange. Far Cry. Oh, l'ho azzeccato io. Uptime. No, uptime, che vuol dire?
Ah, come Overwatch? Ciao giù? Non lo so. Aspetta, aspetta, ci voglio provare. Ciao giù. Qualcosa down? Until dawn? No, impossibile. Cazzo, le... No, porca... Ragazzi, sono tornato, ma sono su PC perché ho perso la registrazione di TikTok. Andiamo avanti. Oh, e qua ragazzi, 30.000 euro di PC da gaming. Ah, madonna, che devi giocare? La vita reale, esci di casa. Più che altro, guardate in che spazio gigantesco. Si abbassano gli schermi. Vabbè, qui sicuramente c'è un'esperienza immersiva, però 30.000 euro mi sembra un po' esagerato come situazione. Più che altro perché sapete una cosa, ragazzi? Se voi doveste stare sempre dietro tutto sul PC gaming, alle componenti che escono, alle cose nuove che escono, alle migliorie, ogni giorno cambi PC, è una cosa un po' difficile. Vabbè, aspetta, la mia gamba è rotta. Oh, oh, ma cosa sto guardando? Ma che è sta roba? Cosa gli dice? Porta fuori l'immondizia, non posso sto... Ma che cazzo? Se le persone laggassero. No, ho laggato. Ah, ma questo è quello lì che fa quei video tutti un po' strani in cui... No. Miles, guardate che figata, ragazzi. Sto gioco è clamoroso. Che gli hai detto? Che gli hai detto? No, no, dai, Miles, che fai? C'hai ragione. Pussy boy. Gli è andato sotto, gli è andato sotto. Ma no. E qua invece, ragazzi, che c'abbiamo? Il tizio che gli ha preparato un panino. Non so se l'avevamo visto perché ho perso tutto. Però guardate questi, ragazzi, che c'hanno un... Una camera tutta adibita ai videogiochi. Attenzione. Quanti pad ti servono? Scusa, ma ne basta uno. Ma ne basta uno. A meno che non giochi la Weekend League, come detto. Allora sì, un paio ti servirebbero. Tutta sta roba, ragazzi, è... Non c'hanno le scarpe. No, ma che gli hai scritto? E lui? Hai visto lo sguardo di un uomo che ha capito. Ma no, ma non puoi, ma stai giocando online, non li puoi lasciare a piedi. Waking ma... Good morning, handsome. Oh no, ragazzi, è una di quelle, insomma, di quelle coppie che fanno degli scherzi, robe varie. Si è sporcata le mutande con la cosa te fesce. Sta a fare il prelibato, stai a fare il sommelier. Ma buttate in mezzo, vedi, raga, vedi chi c'ha il pane in c'ha i denti. Chi c'ha il pane in c'ha i denti. Non si rifiuta mai. Come t'hai lanciato la merendina, te sei fionnato. Mo se te dà la merendina al tonno non ce vai. 1v1 in Sudafrica. Cosa sta guardando? Queste, ragazzi, tecniche ciccio gamer. Cosa sto guardando? Una partita di Clash Royale montata. E vabbè, ma ce l'ha tutti, ce l'ha. Guarda lui come si difende con la Valkyria. Forza, forza, all'attacco adesso. No, l'arco X sei infame. Con l'arco X sei infame. Un ratto. Effettivamente lui c'ha proprio il deck quello un po' malvagio, eh. Però mi sa che il nostro amico c'ha il counter deck. Perfetto. Vai, vai, counter deck. Però che vuoi dire in Sudafrica? Che cambia? No, guarda, guarda che zozzo con l'arco X, raga. Con l'arco X. Lascialo perdere. No, no. Ma fallo giocare. Ma lascialo perdere. Lui sta sudanza. Che fa? Che devo fare? Che devo fare? Guarda lei. Che io perché gli devo dare fastidio? Non ce l'ho una vita? Ma posso fare altro mentre lui gioca? Evidentemente no. Devo fare un TikTok. Però lui continua, lui continua. Infatti sembra, ragazzi, che gioca al contrario. Ma lui è il maestro delle derapate con... dove è passato? Il maestro della derapata. Ma che succede? Mi sei bloccato. Guarda lì. Questo, ragazzi, so tipo gli autisti dei autobus che prendevo io quando andavo a scuola. Cioè, però il problema è che noi era strapieno. Non c'avevi neanche un dito per attaccarti in qualche posto. Porca miseria, ma che figata. Attenzione. Pensavo sarebbe passato. Eccolo, eccolo, eccolo. No. Ci riprova, ragazzi, ci riprova. Una macchina così e passare in quel buco può accompagnare solo. Eh no. E poi chi è che guida che è verde? Che succede? No, ma chi è dentro? È Kermit la rana. È Kermit la rana. No. Aspetta, qua ce la fa, qua ce la fa. La musica è chiara, la musica è chiara. No, no, no. La probabilità di GTA. Che vuol dire? È Kabilame. A parte, ragazzi, io non so ancora se si chiama Kabilame o Kabilame. Vabbè, io lo chiamo Lame. E ancora, probabilità è GTA. Ma tipo, loro stanno in una mod e quindi c'è una probabilità bassa di trovare i personaggi. Tupac. Ah, what the fuck? Oh, ancora lui? Ancora lui? Sì. Che king, ancora Kermit la rana, stavolta ce la fa. Questi sembrano, ragazzi, io, Jumpy e gli altri quando facevamo le gare su GTA. Non l'ho detto, non so in che italiano l'ho detto, però... Ah, ormai mi sono fissato, raga, mi sono fissato.
Ma forse non ce la faranno mai, raga. No, queste sono cose fatte apposta per non farcela, secondo me. Aspetta, ma sta gara non l'abbiamo fatta, ragazzi? Pensate sì, eh? Con le limousine? No, forse no, con le limousine no. Oddio, però è goduriosa. È goduriosa. Oh, non lo so, ragazzi. Abbiamo fatto talmente tante gare che a un certo punto sono sempre le stesse. No, 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 no. Vediamo chi arriva prima, però. Il rosso, io punto sul rosso. Punto sul rosso. Dai, sorpassa. Un gigante. Un king. Un'astronave. Dai, dai, ce la fai. Non entrare nel buco. No, raga, ce la sta facendo. Sto sudando per lui. No, ce l'ha fatta. Onore. Sì. Sì. Vabbè, ok. Ok, va bene. E non è ancora morto. Pingu. Ragazzi, questi erano alcuni dei TikTok sui videogiochi più divertenti. Ma forse, non lo so, magari dobbiamo andare a vedere un singolo gioco. Magari suggeritelo sotto nei commenti. Io vi do appuntamento ai prossimi video. Un saluto a tutti, amici. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao.